abbiamo la forza, abbiamo i numeri. Conferenza stampa questa mattina per accentrare l'attenzione su quella che è la problematica politica e non di questo comune, di questa amministrazione. La sanità al primo posto. Ecco, la sanità è al primo posto, ma le problematiche politiche mi sembra che offuscano quello che sono le effettive priorità di questa città. Allora, volevamo fare un consiglio monotematico sulla sanità, dove si sperava e ci si augurava di essere tutti compatti, di trovare un documento che però fosse frutto di competenza, fosse frutto di studi e fosse frutto di istanze che venivano già dalla città di Isernia e era logica conseguenza dei proclami fatti in campagna elettorale. Non ci siamo ritrovati con niente di tutto questo, ci siamo ritrovati con un documento che era il nulla, che, dove si denunciava in realtà l'assoluta incompetenza da parte del sindaco, da parte dell'amministrazione, di reperire il piano operativo sanitario addirittura su internet, rispetto a un documento di tal specie che non avrebbe sicuramente avuto nessuna efficacia o sortito alcun effetto nei confronti dell'amministrazione regionale. Ci siamo rifiutati, abbiamo chiesto degli emendamenti, ma abbiamo trovato un secco rifiuto da parte del sindaco, che evidentemente aveva avuto il diktat di far votare quel documento già preconfezionato da coloro ai quali lui è costretto a rendere conto, perché ci siamo ritrovati con una incapacità totale da parte del sindaco e dell'amministrazione di prendere decisioni nell'ambito del Consiglio Comunale, nella dialettica democratica che ci saremmo aspettati fosse stata rispettata. Intanto l'ospedale di Isernia comincia a perdere colpi, si sta depotenziando, quindi sta perdendo anche i primariati. PD, partito in opposizione all'amministrazione comunale a Isernia, cosa farà da oggi in poi? Allora, il PD purtroppo noi non abbiamo degli strumenti tecnici, competenze per poter agire. Quello che si poteva fare e si deve fare è che ci sia la conferenza dei sindaci e che il sindaco di Isernia rappresenti quelle che sono le istanze del territorio. Come PD abbiamo rappresentato in Consiglio Comunale la necessità di studiare il piano operativo sanitario regionale e soprattutto di non opporsi a quelli che sono dei tagli dovuti, necessari e che alla fine non incidono sulla salvaguardia dei cittadini, ma vogliamo che questo ospedale venga potenziato e quindi che ci siano tagli, ma che ci sia potenziamento e che ci sia soprattutto in modo che venga assicurata la tutela della salute dei cittadini. Ho anche dichiarato che basta con l'acquisto di prestazioni da privati che non sono finalizzati a tutelare la salute dei cittadini. Ho evidenziato in Consiglio Comunale come il piano operativo sanitario abbia riportato che terapia intensiva, cioè il supporto della Cattolica e della Neuromed, però sono due strutture che non fanno pronto soccorso. E allora credo che il tessuto regionale ha bisogno di pronti soccorsi funzionanti, di competenze che facciano fronte alle emergenze effettive dei cittadini.